ti devono anche conoscere. È una molletta per tirare un po' con la bandiera. Questa mattina Future Libertà è scesa in piazza con tanto di magliette davanti al Palazzo di Giustizia di Genova. E il messaggio è chiarissimo: se rubi non puoi governare. Oggi è una ricorrenza importante, il 9 maggio è la giornata in memoria di tutti i magistrati uccisi dalla criminalità organizzata. In questa occasione FLI ha organizzato un presidio particolare. Abbiamo organizzato questo presidio proprio in memoria delle stragi che sono avvenute per il terrorismo. Quattro anni fa, perché nel 2007 Sabina Rossa aveva fatto una proposta di legge per ricordare le vittime del terrorismo, e questa proposta è stata approvata giustamente all'unanimità. E quest'anno il Presidente della Repubblica, questo grande nostro Presidente, ha sollecitato a ricordare soprattutto come vittime i magistrati, senza naturalmente dimenticare tutti gli altri. Quindi ci è sembrato giusto, in questo particolare momento della politica italiana, organizzare un presidio. Questo perché la politica di Silvio Berlusconi va in antitesi con i principi della legalità, giusto? Guardi, voglio parlare in generale della politica italiana, perché in questo giorno non voglio essere contro il PDL e Silvio Berlusconi. Noi siamo per la legalità, per ricordare il valore della magistratura. Noi siamo dalla parte dei magistrati. Chi è contro oggi non vogliamo ricordarlo. Però voi siete qui con le magliette: se rubi non puoi governare. I giovani hanno voluto indossare questa maglietta a diciamo corollario della manifestazione, però noi intendiamo ricordare i magistrati uccisi, e soprattutto Coco, che proprio nel 76 fu ucciso, mi sembra in salita a Santa Brigida, e ricordiamo anche i due ragazzi della scorta che sono stati uccisi insieme a lui. Che ci sta, ci sta. No, lo so, ci sta rimanendo. Vede anche dalla parte. Però, diciamo, ciao, ciao.